whiskey for you fellas? Yeah, it's only the duck. Don't try anything funny. Thought you were that cowpoke who bothered us earlier. Put it on the table. Looks like a nice little business you got going. Che cazzo? Madonna santa. Perfetto. Oh. You ain't killing me, you son of a bitch. Ma che cazzo. Non cambia cappello. Non voglio questo. Non voglio questo. Dammi questo. Fruga. Prendi. Prendi. Shit. Dumb move. Oh. Mannaggia ca. Fruga. Ok. Se si può prendere. Prendi il denaro. Tagli un dollaro. Posso saltare. Oh. Niente. I comandi sotto certi aspetti forse lasciano un po' a desiderare. Posso uscire da qui? Carabina. Io speravo di poter uscire indisturbato. No, non voglio prendere lui, madonna. Andiamo siero. Però scusate, il mio... Cambia il cappello, va. Riprendiamo il nostro. Grazie. Vedi qui? Ruba. No, prendi. Madonna mia, quanta... Levati dalle palle. Rubiamo questo. Ok. E poi questa qua dovrebbe essere la nostra pistola. No. Eh sì, questa è la nostra. Cambia cappello, prendi il revolver. Boh, già che ci siamo, allora a questo punto frugo. Che faccio? Non frugo? Quello cos'è? Ispezione al baule. Ruba. Tonico per barba e capelli. Fruga. Ok. Fruga.
Ma ci sarà da ridere, su come usciremo da qua. Ci proviamo. Demonio. Oh, possiamo prendere il cappello e uscire. E ci ha potenza. Allora, proviamo a toglierci la bandana. Buono. Ah, questo ce l'abbiamo sempre. Perfetto. Va bene, in qualche modo mirabolante siamo riusciti a liberarci dagli inseguitori. Perfetto. Praticamente la taglia è finita. Allora, la legge non ti sta più dando la caccia, ma i tuoi crimini non saranno dimenticati. Se verrai arrestato, diventerai nuovamente ricercato. Non so se effettivamente sono capaci di riconoscere. È stata messa una taglia. Non è che ogni volta che facciamo un crimine dobbiamo pagare $130, perché, scusate un attimo, cioè se mi vedono qui, ma io proverei a fare una cosa furba. Andiamo a cambiarci d'abito. Get away from me now!
e sono sopra. Maldito spumas! Oh, oh, oh. Ecco, ma va, fanculo. Dio santo. Bene. Quando imparerò a farmi gli affari miei nella vita? Ovviamente ho perso. Ecco, certo. Dove sono i cappelli? Questo cos'è? Spazzola. Non posso cambiare. Ok. Va bene. E niente, siamo morti male. La pelle del... Ovviamente la pelle dell'orso è andata a puttane, ovviamente. Yeah. Siamo ancora ricercati come i peggio criminali. Perfetto. Se l'orso forse si può ricacciare ancora una volta. Qui non compare più, però era vicino a questo lago qua. Eccolo qui, questo. Boh, vedremo, andrò a controllare se si può. Che ore sono? Sì, ok, la taglia sono $153, ma che ore sono? Le 11:22. Va bene. Hey, move it. E io per fare sta rapina al dottore pensavo di mettere il cavallo dietro, poi di uscire dal retro, prendere il cavallo e correre via, invece ho dovuto ammazzare praticamente tutta la polizia. Tutti gli sceriffi. Boh, vediamo. Va bene. $111, non sai. Yes, Miss Grimshaw. Che succede? Mr. Matthews gave me a message for you. He said when it was convenient to head into Emerald Ranch. He's looking at a few business things there. Okay. Oh, he'll find something too. He always does. Will you be well now, Mr. Morgan? I'm always well, Miss Grimshaw. Cambiati i vestiti. Vediamo se cambiandoci i vestiti. Allora, cappelli. Abbiamo. Abbiamo questo cappello qui. Con. Ok. Con.
Ma questo. Bretelle, chops. Sì, questo come frange. Stivali di lusso. Voilà. E un bisaccio solo questo. Non hai abiti adatti a clima freddo sul tuo cavallo. Sì, va bene, ma tanto adesso non dobbiamo andare al freddo. Ok, vediamo se abbiamo. Eh no, la taglia è sempre qui, eh. Badminton. Va bene, possiamo andare a fare un ricercato. Ok, perché ricercati ci danno effettivamente una buona somma. Just stay alert. Oh, I shall do. If anyone tries anything, I'll blow their heads off. Va bene. Brava. Brava, brava. Fai la guardia. Ok, noi andiamo al volo a Valentine, che... Ok, mezzogiorno. Vediamo un po' com'è la situazione in città, vediamo se si è calmata oppure no. No, non ho soldi al momento, c'è una taglia esagerata sulla testa, quindi lasciami perdere proprio. Allora, così. Our very own avenging angel. Look on the wall there if you're after another quarry. The terror of Valentine. I'm Swan. Vediamo un po'. Cosa ha combinato questa qui? Ricercato ricompensa di $25, però una taglia di $25 sarà pagata per arresto. Ricercata per il crimine di uxoricidio, l'ammontare di cui sopra sarà pagato immediatamente la consegna. Ricercata viva per essere interrogata. Nota come la vedova nera, è stata avvistata nell'area delle cascate Cumberland. È in compagnia di un uomo ignoto, suo possibile manipolatore. Informazione richiesta e ricompensa allo sceriffo. Va bene.
They say she's sleeping rough near Cumberland Falls. And what's more, they say she ain't sleeping alone. Oh, I got it. We got enough crap around here from the livestock. Let's go, girl. Allora, vicino alle cascate. Dunque, abbiamo cacciatore di taglie. Eccola. Mi scusi. Ok. Dai, permesso. Ma levatevi un po'. You are a piece of work. Now, come here. Don't you manhandle me. Let's go for a ride. Settle in. You got a ride ahead of you. What came over me? Did I just do those things? It's a horrible blur. But I see blood. There's blood everywhere. It won't come out. I'm not like that. I'm a good girl. Really. Be quiet with that. Help, okay? This the help you're looking for? You're such a strong man. So tough and burly. Maybe if I had a strong man like... I ain't falling for it. Damn, mister.
You order a lady killer here, Sheriff? Yeah, we did. Put her in the cell, won't you? I protest my innocence. She might be a little shaken up. She lost another feller out by the falls. Poor dear. Men just got a habit of dying around you, don't they, Mrs. Swan? I hope you'll be comfortable, miss. She'll be fine. Now come get your money off the desk here. The Black Widow herself. This town's so starved of women, I'm sure she could find herself a husband yet. Well, that's cowboys for you. Indeed. Hello, sir. That's that. Too many folks about. Who do we have here? That's a fine steed. Got some room in the stable here. I'll give you a fair price.